A Napoli, a Villa Lucia, torna dopo il restauro la Fontana degli Innamorati, voluta da Ferdinando di Borbone. Letizia Cafiero. Tu stai facendo la tesi di laurea su questa fontana? Sì, è una fontana ottocentesca, la cui storia è molto bella perché è legata in effetti a una storia d'amore tra Ferdinando di Borbone e Lucia Migliaccio. In alto Eros e Imeneo, il dio dell'amore e il dio del matrimonio. In basso, al centro, due corone intrecciate, simbolo dell'amore indissolubile tra Ferdinando I e Lucia Migliaccio. La Fontana degli Innamorati, voluta nel 1816 dal re delle Due Sicilie per la sua amata, torna a splendere nei giardini di Villa Lucia, grazie a un'equipe di 17 studenti del laboratorio di restauro di materiali lapidei dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Era nera, nera, nera. Sembrava di peperino. Non si vedevano più i colori ed è una cosa bellissima perché sta una fontana romantica in un parco romantico. Abbiamo fatto diverse puliture in maniera molto cauta, prima soltanto a secco, poi con l'acqua e man mano solo le zone che rimanevano scure continuavamo a intervenire con altri prodotti. I lavori di restauro sono iniziati grazie alle sollecitazioni di Diana De Feo, tra i proprietari di Villa Lucia, l'antica villa neoclassica in stile pompeiano che faceva parte della celebre Villa Floridiana di Napoli. Circa un anno di lavori per far tornare a splendere l'antica fontana e oggi un'altra inaugurazione. Inauguriamo l'alcova di Maria Amalia, della regina Maria Amalia, presso il Palazzo Reale, un grande restauro sempre ottocentesco di dipinti e legno.